Sì, una bella domanda, quella di stare tutti vicini ai ragazzi, ai giocatori, darci una spinta importante per questa partita, che è la partita quella dell'anno, perché ci permette, se la superiamo, ci permette di andare in finale. Una partita difficilissima, loro secondo tempo hanno fatto vedere le loro qualità, hanno un giocatore importante come Aurelio che ha fatto la Serie B con numeri importanti. E questa squadra, il Vado, è una squadra che fuori casa ha fatto meglio che in casa, quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere concentrati, partiamo alla pari, abbiamo un piccolo vantaggio, ma partiamo alla pari perché le partite sono tutte difficili e spero, mi auguro che ci sia tanti tifosi, tanto pubblico che ci aiuta, ci trascina e ci fa sentire tanto calore, perché i ragazzi in questa partita ne avranno bisogno tantissimo. È vero anche che non dobbiamo puntare la partita sulla fase difensiva. Noi faremo la nostra partita cercando di difenderci e attaccare e contrattaccare quando avremo le opportunità. Non scenderemo in campo senz'altro per chiuderci e non prendere gol. Lo sappiamo benissimo che il Vado ci ha fatto vedere che se concedi anche poche palle gol sono in grado di farti male e la nostra partita sarà improntata sul fare il nostro gioco, di certo non chiuderci e difendere e tenere il risultato. Ma beh, sì, è un passo verso quello che deve essere il frutto del lavoro di un anno. Dobbiamo giocare una partita, sarà una partita tutt'altro che facile e spero di dare una mano, come non ho potuto fare domenica, per raggiungere quell'obiettivo finale che deve essere il passaggio di categoria. Beh sì, sicuramente siamo carichi, non abbiamo fatto ancora nulla perché domenica aspetterà una partita di grande forza, soprattutto psicologico. E io sono sulla via di recupero, sto bene, poi sceglierà il mister, vedrà il mister per fare le sue valutazioni. Sì, diciamo che sia io che Kevin, questo campionato qua abbiamo fatto molto bene. Ci siamo alternate le partite, poi come ripeto, come ho detto l'ultima volta, siamo un gruppo unito. Sia io che Kevin siamo ottimi amici fuori dal campo, all'interno del campo ci aiutiamo molto e siamo cresciuti tantissimo, anche grazie all'aiuto di Christian Beretta.